Oggi però c'è la possibilità di mettere la ciliegina sulla torta e alzare al cielo il secondo trofeo stagionale per Eleven Sports Serie TV dallo stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia. Un saluto da Matteo Migliori, Reggiana Catanzaro, terza ed ultima giornata della Supercoppa. Sounas, Martinelli, ancora per Sounas, al limite con il tacco Brignola. Va a mettere il cross basso e arriva il gol del Catanzaro al minuto 20, si sblocca la gara, Tommaso Biasci fa 1-0. Biasci lascia sfilare Iemmello, la firma di Pietro Iemmello sul raddoppio del Catanzaro, è 2-0 Città del Tricolore. Vallocchia prova a reagire la Reggiana, Vallocchia va col mancino, la respinta di Fulignati e poi ancora l'estremo difensore giallorosso compie un vero e proprio miracolo su Pellegrini, ma non è finita, Rosafio cade giù, c'è fallo, calcio di rigore, rigore per la Reggiana. Le proteste. Va Pellegrini, spiazzato Fulignati, accorcia le distanze la Reggiana, è 2-1. Rientra Scognamillo, Van de Putte, uno contro uno con Rosafio, lo supera Van de Putte che va a mettere il traversone morbido, la conclusione sul fondo. Panchina del Catanzaro, Muroni, Rosafio, morbido per Pellegrini, la posizione è regolare, Pellegrini chiuso da un ottimo intervento di Fulignati che ancora una volta, ancora per Cigarini, sistema palla sul destro, poi allarga per Vallocchia, al limite, finta tiro, va sul destro, allarga per Rosafio, uno contro uno col diretto avversario, raddoppiato Rosafio, va in porta, c'è la deviazione, ha pareggiato la Reggiana al minuto 13, l'autogol di Brighetti, è 2-2 Città del Tricolore. Prova ad uscire la Reggiana, non ci riesce. Intervento regolare, attenzione allora Iemmello che appoggia all'indietro per Sounas, conclusione ribattuta, non è finita, Verna va a mettere un altro traversone basso, palla all'indietro, conclusione rasoterra sul fondo, ci ha provato a guidare allora Bombagi, apertura sulla destra, Van de Putte centralmente, arriva la conclusione tra le braccia di Venturi, ci ha provato Pontisso, appena entrato ha visto la possibilità, Capone mette palla sul destro, va a servire Sciaudone che va in porta, alto sopra la traversa, brivido per il Catanzaro, non ha inquadrato per pochissimo la Luciani, poi Capone prova a mettere giù palle, mettere ordine ma non ci riesce perché la perde, allora conclusione in porta, alta sopra la traversa di Van de Putte, arriva anche il cartellino giallo per Venturi per proteste, ammonito l'estremo difensore della Reggiana, salire conclusione in porta di Guglielmotti, non inquadra lo specchio del... Scocca ora il 95esimo, fischietto in bocca e triplice fischio, finisce al Città del Tricolore, è 2-2 tra Reggiana e Catanzaro e il Catanzaro vince la Supercoppa 2022-2023. Martinelli e il Catanzaro alza al cielo la Supercoppa 2022-2023 coriandoli tricolore. E festeggiamenti che proseguono, erano già iniziati ovviamente al triplice fischio, gli applausi del settore ospiti, la gioia dei giocatori sul campo.